stato inaugurato a Senise il percorso della seconda edizione dell'iniziativa Presepi nei Rioni, promosso dalla Proloco. Tanti presepi iscritti al concorso e allestiti da privati, associazioni, scuole, vicinato, in un'area che comprende l'intero abitato di Senise. Dal centro storico, che già in passato aveva visto nascere l'iniziativa Il Borgo dei Presepi e che ben si presta con i suoi vicoli e le sue chiesette ad ospitare quest'arte, a San Biagio, da Rione Fontanelle a Corso De Gasperi. I presepi iscritti saranno giudicati da un'apposita giuria e la premiazione avverrà il 6 gennaio. Da regolamento, ogni presepio dovrà essere originale e distintivo e potranno essere utilizzati tutti i tipi di materiali. Alla fine saranno premiati tre presepi più belli e caratteristici. Il terzo classificato avrà in premio 200 euro, 300 euro il secondo e 500 il presepe vincitore. L'idea del premio in denaro arriva anche perché l'intento è quello di utilizzare l'importo per realizzare un'opera di abbellimento per il rione che ospita l'opera. Quest'anno la manifestazione è in onore della memoria e del ricordo del dottor Carlo Fortunato, a 50 anni dalla sua morte.